Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi celebriamo la solennità di Maria Immacolata, che si colloca nel contesto dell'Avvento, tempo di attesa. Dio compirà ciò che ha promesso. Ma nell'odierna festa ci è annunziato che qualcosa è già compiuto nella persona e nella vita della Vergine Maria. Di questo compimento noi oggi consideriamo l'inizio, che è ancora prima della nascita della Madre del Signore. Infatti, la sua Immacolata Concezione ci porta a quel preciso momento in cui la vita di Maria cominciò a palpitare nel grembo della sua Madre. Già gli era presente l'amore santificante di Dio, preservandola dal contagio del male che è comune eredità della famiglia umana. Nel Vangelo di oggi risuona il saluto dell'angelo a Maria: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Dio l'ha pensata e voluta da sempre nel suo imperscrutabile disegno, come una creatura piena di grazia, cioè ricolma del suo amore. Ma per essere colmati occorre fare spazio, svuotarsi, farsi da parte. Proprio come ha fatto Maria, che ha saputo mettersi in ascolto della parola di Dio e fidarsi totalmente della sua volontà, accogliendola senza riserve nella propria vita. Tanto che in lei la parola si è fatta carne. Questo è stato possibile grazie al suo sì, all'angelo che le chiede la disponibilità a diventare la madre di Gesù. E Maria risponde: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Maria non si perde in tanti ragionamenti, non frappone ostacoli al Signore, ma con prontezza si affida e lascia spazio all'azione dello Spirito Santo. Mette subito a disposizione di Dio tutto il suo essere e la sua storia personale, perché siano la parola e la volontà di Dio a plasmarli e portarli a compimento. Così, corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei, Maria diventa la tutta bella, la tutta santa, ma senza la minima ombra di autocompiacimento. È umile. Lei è un capolavoro, ma rimanendo umile, piccola, povera. In lei si rispecchia la bellezza di Dio, che è tutto amore, grazia, dono di sé. Mi piace anche sottolineare la parola con cui Maria si definisce nel suo consegnarsi a Dio. Si professa la serva del Signore. Il sì di Maria a Dio assume fin dall'inizio l'atteggiamento del servizio, dell'attenzione alle necessità altrui. Lo testimonia concretamente il fatto della visita ad Elisabetta, che segue immediatamente l'Annunciazione. La disponibilità verso Dio si riscontra nella disponibilità a farsi carico dei bisogni del prossimo. Tutto questo senza clamori e ostentazioni, senza cercare posti di onore, senza pubblicità, perché la carità e le opere di misericordia non hanno bisogno di essere esibite come un trofeo. Le opere di misericordia si fanno in silenzio, di nascosto, senza vantarsi di farle. Anche nelle nostre comunità siamo chiamati a seguire l'esempio di Maria, praticando lo stile della discrezione e del nascondimento. La festa della nostra madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un sì a Dio, un sì
fatto di adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio. Angelus Domini, nunc avit Maria. Concepit Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventre tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et ficiamum promissionibus Christi. Grazie a Tu, Anquesum, Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante e Cristi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et nunquam in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Huehuetenango, in Guatemala, è stato beatificato Giacomo Miller, religioso dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ucciso in odio alla fede nel 1982, nel contesto della guerra civile. Il martirio di questo esemplare educatore di giovani, che ha pagato con la vita il suo servizio al popolo e alla Chiesa guatemalteca, rafforzi in quella cara nazione percorsi di giustizia, di pace e di solidarietà. Un applauso al nuovo beato. Domani si svolgerà a Parigi un incontro dei presidenti di Ucraina, Russia e Francia e della cancelliere federale della Germania, noto come formato Normandia, per cercare soluzioni al doloroso conflitto in corso ormai da anni nell'Ucraina orientale. Accompagno l'incontro con una preghiera intensa, che lì ci vuole la pace. E vi invito a fare altrettanto voi, affinché tale iniziativa di dialogo politico contribuisca a portare frutti di pace nella giustizia a quel territorio e alla sua popolazione. Saluto con affetto tutti voi, pellegrini dell'Italia e di vari paesi, in particolare i fedeli polacchi di Varsavia e di Lublino, i poliziotti irlandesi,
e i giovani di Sorvara Modena. Un saluto speciale va alle Figlie della Croce, recentemente riconosciute come associazione pubblica dal Cardinale Vicario. In questa festa dell'Immacolata, nelle parrocchie italiane si rinnova l'adesione dell'Azione Cattolica. Auguro a tutti i soci e i gruppi un buon cammino di formazione, di servizio e di testimonianza. Benedico i fedeli di Rocca di Papa e la flaccola con cui accenderanno la grande stella sulla fortezza della cittadina in onore di Maria Immacolata. E il mio pensiero va anche al santuario di Loreto, dove oggi sarà aperta la porta santa per il giubileo lauretano, che sia ricco di grazia per i pellegrini della Santa Casa. Oggi pomeriggio mi recherò a Santa Maria Maggiore a pregare la Madonna e quindi in Piazza di Spagna per il tradizionale atto di omaggio ai piedi del monumento all'Immacolata. Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto che esprime la devozione filiale alla nostra Madre Celeste. A tutti auguro buona festa e buon cammino di avvento verso il Natale con la guida della Vergine Maria. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.